Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento dedicato in queste settimane alla campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento regionale siciliano e per l'elezione del Presidente della Regione siciliana. Il 25 settembre, in contemporanea con le elezioni politiche, si voterà appunto per rinnovare l'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo qui con noi ospite Eliana Esposito del Movimento Siciliano i Liberi, candidata alla Presidenza della Regione. Benvenuta Eliana. Grazie. Dalle falde dell'Etna, con questa forza esplosiva, un progetto alternativo per la regione siciliana, no? Assolutamente alternativo, non solo alla Regione Siciliana, ma alternativo proprio alle proposte di tutti gli altri partiti Io prego la regia di tradizionali. inquadrare la mise del candidato alla presidenza, chiaramente rompe tutti gli stilemi del dress code della politica, quindi una persona vera, no? Assolutamente sì, infatti mi fa piacere questa cosa perché è proprio questo quello che vogliamo fare, rompere gli schemi con la vecchia politica clientelare, con la vecchia politica che ha affossato la nostra regione e che ha fatto di questa regione una terra dove non esistono diritti, ma bisogna solo cercare di ottenere favori. Quindi dove ancora il sistema feudale è praticamente vivente, no? Con tanto di vassallo, signore. Facciamo un passo indietro, poi questa vicenda come dire, della Sicilia, terra come dire, colonizzata, ancora medievale sostanzialmente dal suo punto di vista, lei come arriva a fare politica? Lei di professione fa l'attrice, Sì, faccio ma cercherà di l'attrice. sfruttare la tecnica comunicativa degli attori per sedurre il suo pubblico di elettori e convincerla a votare? Allora, qui in televisione no, perché io fuori dal palco non riesco a recitare. Lei faccia Sono finta che siamo. assolutamente me Facciamo stessa. finta, Infatti mi sono emozionata più degli ma perché altri, quindi secondo lei vuol dire che gli altri sono più bravi di me come gli attori. altri politici secondo lei non recitano dei copioni ogni tanto? Sì, Il problema è chi glieli scrive questi il punto copioni? è che io invece ci Ecco, credo veramente. facciamola così, cioè facciamo proprio in termini di satira politica. E secondo lei chi gli scrive i copioni di questi cattivoni che hanno depredato la Sicilia? Ma Dov'è il vero potere in Sicilia? il vero potere in Sicilia, purtroppo, noi dipendiamo dai partiti italiani, i nostri politici sono, lo devo dire, degli ascari che fanno gli interessi Vabbè, non è una dei. parolaccia, ascari, è una Sì, denominazione. lo Magari devo dire, qualcuno se sì. la prenderà. Sono ascari perché fanno, anziché fare gli interessi dei siciliani, fanno sempre solo gli interessi dei partiti dai quali prendono ordini, che a loro volta prendono ordini dalle multinazionali, dalle banche, da poteri cosiddetti forti, dalle case farmaceutiche e via. Tocchiamo un tema, come dire, arriviamo alla vicenda Covid, no? Lei come l'ha vissuta questa vicenda Covid? Secondo lei la Regione Siciliana come l'ha gestita? La Regione Siciliana l'ha gestita malissimo, facendo anche, tra l'altro, ha sbagliato anche la conta dei morti, ha sbagliato un sacco di cose, quindi agli errori che già erano stati fatti dallo Stato italiano ha aggiunto altri errori, senza correggere le cose gravi che sono state fatte anche dallo Stato italiano, a partire dal fatto, per esempio, che si è stato sconsigliato di fare le autopsie, ma nessun presidente della Regione ha detto qualcosa riguardo a questa cosa, eppure è l'ABC della medicina, no? Se c'è una malattia sconosciuta, la prima cosa che fai sono le autopsie, perché i primi morti, c'era stato un picco altissimo, sono morti perché non si sapeva di che cosa morivano e probabilmente sono morti di cure Vabbè, diciamo, il sbagliate. Covid non è argomento di questa campagna elettorale, No. ringraziando il cielo, probabilmente ci siamo lasciati alle spalle. Sì. E invece, diciamo, ci sono tanti problemi in Sicilia. Lei, diciamo, il suo programma, ora vediamo di affrontarlo punto per Sì. punto. Finanza pubblica, come il Movimento Siciliani Liberi, col presidente Eliana Esposito, intende risolvere i problemi di finanza pubblica della regione siciliana? So che questo è argomento spinoso perché immagino lei subito rivendichi lo statuto autonomista, articoli 36, 37 e 38. Perfetto, perfetto, Che bravissimo. Che facciamo? facciamo? Appunto, rivendico e continuo a rivendicarli perché questa cosa deve entrare. Io ripeto, sono ripetitiva perché le cose vanno ripetute, perché purtroppo i siciliani molte cose non le sanno, non per ignoranza, ma proprio perché sono tenuti volutamente all'oscuro di determinate cose. E quindi sì, lo statuto va assolutamente attuato, cosa statuto promesso a parole da tutti, ma poi di fatto mai attuato da Però nessuno, soprattutto in mi campagna dicono che ci sia una elettorale. delibera, la 197, fatta dal governo Musumeci, che in realtà
cerca di dare applicazione Ma a... cerca, ma sono solo Non si... tentativi, poi di fatto non è mai stato fatto nulla. Comunque il nostro programma, diciamo il cuore, il nostro obiettivo è di Siciliani Liberi, abbiamo due obiettivi, uno a breve termine e uno a lungo termine. A breve termine l'indipendenza economica della regione siciliana, a lungo termine l'indipendenza della regione siciliana vera e propria, però non vogliamo spaventare nessuno perché l'indipendenza arriverà come cosa naturale, saranno gli stessi siciliani a volerlo Quindi e a rendersi conto di quanto. lo slogan Sicilia Nazione. Alla Sì, lunga, sì. Ma perché, assolutamente sì. diciamo, in un mondo così piccolo ormai, dove i mezzi di comunicazione, la tecnologia ci consente di essere veramente in prossimità, sappiamo quello che accade in ogni angolo del pianeta, perché c'è bisogno di far diventare la Sicilia Nazione? È così forte lo spirito identitario della Sicilia da non poter essere messo in Ma è collegamento una con questione di l'Italia? sopravvivenza, perché il problema è che alla regione siciliana vengono sottratti 10 miliardi di euro l'anno dallo Stato italiano, 10 miliardi che dovrebbero essere spesi qui in Sicilia per statuto, perché sono i soldi che servono a mantenere il fatto che siamo una regione autonoma. Quindi noi abbiamo le spese di una regione autonoma, quindi non pesiamo sul bilancio dello Stato italiano, se non in quelle poche voci che sono ancora a carico dello Stato italiano. Però poi non abbiamo le entrate della regione autonoma e quindi perché vengono sottratti Però ingiustamente e dobbiamo. incostituzionalmente, perché lo statuto, ricordiamoci, che è legge costituzionale, quindi Peraltro è stato votato prima dell'entrata in vigore della Costituzione. esattamente, lo statuto esiste prima, è preesistente alla Costituzione italiana e la regione siciliana è preesistente allo Stato Ma italiano, lei non pensa alla che Repubblica forse italiana. la mancata applicazione di questi articoli dello Statuto dipenda dal fatto che con i restanti articoli, comunque, noi in Sicilia, in questi 60 anni di autonomia, abbiamo fatto strame della legalità, del diritto, perché? È No, inutile cioè, perché? prendersi in giro, ce lo raccontano le inchieste giudiziarie, ce lo racconta la cronaca. La Sicilia non siamo stati mai, come dire, un popolo virtuoso, no? Io non darei la responsabilità al popolo della mafia. Il problema è che No, la ma mafia. non parlo soltanto di mafia, poi Sì, il problema della sì. vicenda mafia la vediamo, Sì, ma ma è anche una di conseguenza. malagestio, Ma semplicemente. allora, noi abbiamo tutti i difetti, il nostro popolo ha tutti i difetti dei popoli colonizzati, quindi la piccola delinquenza. Perché? Perché lì dove c'è povertà, lì dove c'è bisogno, purtroppo partono quei meccanismi e ritorniamo al discorso che facevamo inizialmente, cioè il fatto della politica clientelare che qui non abbiamo diritti, abbiamo solo bisogno, possiamo solo cercare di ottenere favori, quindi noi cerchiamo l'amico dell'amico anche per avere, che ne so, una visita, per ottenere una cosa che dappertutto è un diritto, da noi diventa una Un cortesia, che privilegio. dobbiamo, una cortesia proprio da elemosinare. Ecco, così noi siamo un serbatoio, noi siamo un bacino di voti per l'Italia. Quindi vengono qui i politici soltanto a promettere ponti, a promettere di tutto, solo nel momento in cui ci sono le elezioni e poi è sempre in cambio di qualcosa. Quindi l'assistenzialismo, la politica clientelare hanno creato tutti i disagi che Ma viviamo noi quindi lei oggi. non E pensa quindi che ci sia una responsabilità della gente? Cioè, se la gente ha secondato per 60 anni... Bisogna rieducarci, quindi bisogna comunque ripartire. La nostra deve essere una rivoluzione culturale e deve partire anche dalle scuole, non solo insegnando la storia come è andata veramente, perché è assurdo che i bambini Ma mi scusi, vadano a com'è scuola. andata veramente la storia? Forse ha perso un passaggio. La Rispetto a che storia, cosa? Com'è andata... rispetto per esempio, no, all'Unità d'Italia, cioè, sono venuti a liberarci e noi su questo, la storia della Sicilia arriva solo quando arriva Garibaldi. Della Sicilia nei libri di scuola non si sa nulla, Ma come se non noi è non esistessimo. vero, no, mi Quasi, perdoni, ma non è quasi, vero, sì, no, io quasi. diciamo, ho fatto il liceo, ho fatto un pezzo di Sì, università, ma la storia siciliana è una quasi, storia ma meravigliosa sì, sempre. raccontata. Sempre dominati, cioè noi siciliani come non esistiamo, siamo come un Vabbè, ma popolo questo inerte che ha dipende, subito e non va, è... mentre invece c'è Aspetta, una ci sono i storia. Vespri siciliani, questa storia Ma no, leggendaria. ma i Vespri siciliani non è che vengono fatti studiare a Come non vengono scuola, fatti studiare a scuola? ma diciamo Mi che sono perso un pezzo, perché secondo me li fanno studiare a scuola. sì, li fanno studiare, però voglio dire, non è valorizzata la storia siciliana, a parte il fatto che Probabilmente può essere la valorizzata storia, meglio. no, anche quando racconta, per esempio, partiamo anche dalle cose più sciocche, come può essere per esempio l'arancino o arancina, come la chiamate qui voi a Palermo, no?
No, come la chiamate voi là a Catania, perdoni. Noi ad Arancino, o poi ho no, detto Arancina, come la chiamate voi a Palermo? Ma ho no, detto... non, qua si litiga sul serio, sì, sì. Cioè sull'Arancina Arancina sì. La chiamate voi a Palermo, noi la chiamiamo Arancino, anche no? Qui mi sono perso un pochettino, però è quella, la sì. Differenza è che voi no, la fate dicevo, a piramide. No, ma non volevo dire questo, ho detto, ho specificato, no, volevo dire semplicemente che anche le cose tipiche nostre dicono poi, devono portarti l'articolo che vengono dalla tradizione araba, dalla vero, tradizione araba, però là non esiste di fatto l'arancino, quindi ci tolgono perché, anche... No, mi perdoni, su questo, siccome sono... Anche la granita, anche sì. La granita dicevano che certo. Viene... No, cioè, la come granita no? Nasce... Non ma no, ma sì, è un'invenzione degli arabi. Vabbè, allora noi non abbiamo inventato nulla, mettiamoci... Ma no, ma perché se la prende così proprio no, sul no, fatto... No, non me la prendo, stiamo parlando il fatto meraviglioso di questa terra, dal mio personale punto di vista, ma io non sono candidato a nulla... Il fatto che il sincretismo che si è sviluppato in questa terra, noi abbiamo preso noi il meglio dalle culture che arrivavano dai francesi. Siamo d'accordo, le faccio un esempio, ora le però faccio abbiamo domanda. Anche delle come, nostre peculiarità, come, abbiamo anche i nostri, la nostra no, bellezza. Nel nostro meraviglioso dialetto ci sono un sacco di termini che derivano dalla lingua francese, la lingua spagnola, per certo. Esempio vucciria. Viene da Boucheron, dal francese. Certo, ma indubbiamente, ma, noi, ma, probabilmente, qua, ma tutte le lingue comunque hanno, traggono... E poi qualcosa. C'è un dato di fatto, c'è poco da fare, noi siamo al centro del Mediterraneo, quindi siamo certo. Chiaramente la porta d'ingresso a tre continenti, certo. Africa, Asia e Europa. Quindi là, come dire, anche volendo una proposta politica, si fa scontrare con un dato geopolitico abbastanza complicato. Certo, indubbiamente. Però, infatti noi siamo... ho visto lei abbastanza aggressivi su questo tema della no, Sicilia. No. Lei come la vede con, diciamo, la Sicilia dal punto di vista militare? Perché credo che da lei possiamo avere delle informazioni fantastiche. Noi cioè, il fatto che la Sicilia sia una enorme base militare. Diciamo che voi riuscite a far diventare la Sicilia una nazione. Il rapporto con l'Alleanza Atlantica, le basi militari degli Stati Uniti, il MUOS, che fine noi fanno? Noi sogniamo una Sicilia libera, libera significa libera, indipendente significa indipendente, più chiaro di così, è pacifica. Io dico sempre che io sogno che la Sicilia diventi la terra dove si vengono a firmare i trattati di pace, quindi proprio... l'isola della pace, dove appunto mettiamo d'accordo, facciamo rappacificare anche la Russia con l'America, vengono in Sicilia a firmare un trattato di pace. Beh, sarebbe una bellissima idea. Potrebbe essere, però non mi ha risposto. Essere. Cioè, se voi diventate, come dire, andate al governo della regione, le basi militari, che cosa facciamo? Le chiudiamo? Diciamo, no, guardate, scusate, noi vogliamo essere l'isola della pace, i problemi che ci sono nel mondo non li vogliamo affrontare noi. Ma non nel nostro giardino, come dicono gli americani. Ma noi vogliamo una terra neutrale da questo punto di vista. Quindi cioè, sta svicolando la domanda, però chiaramente è contrario alle basi militari in Sicilia. Contrario assolutamente alle basi militari. Cioè va da sé, noi sogniamo una no, anche perché sta diventando veramente una base a cielo aperto, noi non vogliamo essere un obiettivo di guerra, perché in questo momento... Ahimè lo siamo, appunto. Non dobbiamo, se dovesse no, scoppiare vogliamo essere... un conflitto mondiale, penso che la Sicilia verrebbe cancellata, uno dei primi posti a essere cancellati. Infatti noi dobbiamo assolutamente difendere la nostra terra e i nostri cittadini, quindi assolutamente. Beh, noi prima dobbiamo sperare che non scoppi quindi non dobbiamo, conflitto. Ovviamente dobbiamo sperare che... Noi abborriamo veramente la guerra, non come lo Stato italiano che a parole lo dice e poi nei fatti invece la sovvenziona. La sovvenziona sta facendo un riferimento ovviamente al fatto che mandiamo armi in Ucraina. Certo. Quindi lei è contro... Vabbè, diciamo, non è argomento... Non è, esatto, non è... Diciamo, qua, sognando... Qua scatta le liste di proscrizione, arriva il COPA, se la prende con tutte e due, non c'è motivo di andarsi a ficcare in questi problemi, visto che parliamo comunque di presidenza della regione siciliana. Il sentiment che respira in giro, cioè la gente vi vota, vi ascolta... Questo dicevo, purtroppo ci perché hanno penalizzato. Se è vera la premessa, se è vera la premessa che comunque esiste un apparato sì. Clientelare, assistenziale, cioè come fate a spiegare? C'è gente che comunque è legata a questo carrozzone. Però ricordiamoci anche che c'è un 70% di persone, un 60% di persone circa, che non va a votare, che è scontenta della politica, che non crede più nella politica, che non andrà a votare. Addirittura il 40% dicono che neanche sanno che si vota, quindi... Quindi questa è la nostra ricchezza, perché noi effettivamente possiamo piacere solo a loro, solo a quel... Certamente non andiamo a intaccare il voto strutturato ormai, però... E che risposta è anche vero, la gente la risposta è un peccato, perché questa anticipazione di elezioni così presto ovviamente ci ha, a noi soprattutto piccoli, che non abbiamo soldi, che non abbiamo la stessa visibilità che hanno gli altri, perché non ci conosce nessuno,
Ovviamente questo qua ha giocato assolutamente a nostro sfavore e poi anche il fatto di non avere soldi, Quindi no, per la campagna elettorale, però io mi accorgo che quando parli di queste tematiche con i siciliani accendi qualcosa che hanno già dentro, veramente divampa quella fiammella, perché secondo me in fondo tutti i siciliani sognano una Sicilia libera e indipendente che cammini sulle sue gambe e che non deve dire per cortesia, dateci questo, che non deve supplicare per avere quello che in realtà è un suo le sarebbe diritto. dovuto. Ma e quindi allora a questo punto il fatto di celebrare le elezioni regionali in contemporanea con le politiche è un doppio schiaffo per voi. Prima Assolutamente sì, di tutto perché viene minimizzato il ruolo dell'identità siciliana, no? assolutamente per noi ci toglie anche visibilità, perché è una cosa che i media, cioè la gente è bombardata non solo da quelli là nazionali, ma anche da quelli là, dalle Immagino nostre che alle urne sarà un elezioni. delirio E questa infatti, volta, non tra so. l'altro, si può creare confusione. Infatti, a proposito, no, l'ex ormai presidente della regione ha anticipato, lui ha dato le dimissioni per agevolare, ha detto la democrazia, l'esercizio della democrazia. Grazie, veramente. Proprio se questo è il modo di Beh, credo che tutelare l'unico la. motivo reale dipenda dal fatto che fare due turni elettorali a distanza di un paio di mesi è troppo No, costoso, io avremmo credo speso. che ci siano altre E motivazioni. secondo lei quali Dove, sono? ma per esempio, innanzitutto, Vincolare le scelte reciprocamente, vincolare le scelte, il fatto che lui ha il tempo di presentarsi al Senato, il fatto perché si mettono sempre, e poi l'ha detto anche lui, ha detto che siccome gli hanno detto che è divisivo, ha un carattere che divide, quindi per il bene del partito lui non si presenta e quindi dava le dimissioni prima. È come al solito una persona che ha messo gli interessi del suo partito prima degli interessi dei siciliani. Questo è evidente, lo ha detto lui stesso e addirittura ha ringraziato la Meloni perché gli ha dato la libertà di scegliere, quindi ringraziamo tutti quanti la Meloni Siamo tutti contenti, quindi. che ha Sono concesso tutti al così presidente di una impegnati regione per il. E autonoma di scegliere liberamente invece e ha scelto avete il un rapporto, Senato. invece a queste elezioni si candidano tutta una serie di movimenti e partiti che diciamo, si rifanno alla teoria antisistemica, no? Avete rapporti con loro? Ma Avete immaginato delle alle collaborazioni? regionali siamo assolutamente noi Siete l'unico solo. partito Vabbè, dissidente. Non. l'hanno segato a Fabio Maggiore, Sì, poverino, sì, sì. E non ce l'ha ci fatta, dispiace, neanche lì. infatti, tutta la nostra solidarietà, anche perché sappiamo che cosa significa raccogliere le firme. Insomma, Quante firme è avete stato dovuto un raccogliere? miracolo farlo, sia per noi, penso che per loro, perché raccoglierle in piena estate, quando tutti sono in vacanza, le città sono svuotate, è stata veramente Io ho una visto cosa. scene, c'era chi Un faceva le firme miracolo. proprio sul bagnasciuga, col tendone. No, ma veramente abbiamo fatto la burocrazia che abbiamo Avete dovuto. liste presenti in tutte le circoscrizioni? Sì, perché Dove... poi nel periodo in cui avevamo di solito cioè, circa un mese, no, per raccogliere le firme, ma siccome non viene messa, le firme non si raccolgono sul simbolo, ma sulle liste fatte, quindi in quell'arco di tempo abbiamo anche dovuto Poverissimo. completare le liste. È stato difficilissimo, veramente è stato un miracolo, Il quindi candidato tipo del dispiace. vostro movimento chi è? Il candidato in che Tipo, senso? cioè avete una lista di candidati, immagino. Ah, ma Sono giovani, anziani, disoccupati, ricercatori, scienziati, abbiamo filosofi. ricercatori, abbiamo architetti, abbiamo artisti, abbiamo giovani, abbiamo agricoltori, abbiamo di Di tutto. tutto. Perché rappresentiamo tutta la Sicilia, quindi abbiamo, diciamo, sia dall'esterno che all'interno, Una curiosità, rappresentanti. il suo movimento, siciliano, come è arrivato a designare lei alla presidenza della regione? Lei faceva già parte di questo partito, Sì. da quanto tempo milita in questa formazione? Allora, Siciliani Liberi nasce nel 2016 e io dal 2017 ne faccio parte. Poco fa parlavamo del mio lavoro, ma se sono qui è grazie al mio lavoro, perché comunque circa 11 anni fa ho scritto uno spettacolo dedicato a proposito della storia, all'Unità d'Italia, come è stata fatta l'Unità d'Italia, e alla fine quindi raccontando la vera storia, e quindi documentandomi per questo spettacolo ho scoperto cose che nei libri di scuola non sono scritte, quindi questa cosa è stato, Ma ci diciamo, racconti qualche quello che mi aneddoto ha. di questo spettacolo? Una storia particolare che dà il segno, dà la cifra simbolica
di questa oppressione dell'Italia nei confronti della Sicilia. Ma lo spettacolo è fatto Un come se fosse. dettaglio proprio, questa dice cose che la storia non racconta, un episodio particolare magari. Ma una storia che. Ma è tutto. Aspetta, un dettaglio. Allora, la prima che mi viene in mente è. Non è un colpo, se Sì. non se lo ricorda No, va no, no, bene lo no, stesso, no, no, dico no, non è è che per in carità, questo. perché capisco l'emozione, No, ma, tu, capisco ma tutto. diciamo che tutto quanto è fatto come un processo e quindi praticamente passano al banco degli imputati tutti quanti i protagonisti di questa storia e quindi Cavour e quindi c'è un'accusa, una difesa e poi sarà il pubblico a trarre le conseguenze. Ma è E chiaro neanche che. un piccolo aneddoto non se lo ricorda, solo la battaglia di Bronte, Nino Ovviamente, Bixio, queste cose così. C'è raccontiamo la la storia di storia Bronte, la delle strage di Bronte, grandi. tra l'altro la canto anche all'interno di una Padre canzone. della provincia di Catania, Sì, originale della provincia di Catania. che si intitola, lo spettacolo si intitola Fratelli d'Italia, virgola, dov'è la vittoria, punto interrogativo. E quindi sì, la strage di Bronte, ma anche l'ingresso. Ah, ecco, sì, mi è venuta. Raccontiamo per esempio l'arrivo dei mille, no? L'arrivo dei mille, tutti questi mille con un esercito, tutto quanto. La storia cosa ci racconta? Che questi mille, quasi con armi fatte in casa, con pochi soldi, riescono a battere questo esercito Sbarcano a incredibile, Marsala, si fanno una sbarcano a bevuta. Marsala e poi in realtà. Poi c'è la guerra di Calatafimi, la battaglia di Calatafimi, che in realtà il generale dell'esercito borbonico è stato pagato Vabbè, ma in guerra profumatamente tutto è da legittimo. Garibaldi con i soldi degli inglesi. Ma ci viene No, ma la raccontata prego, non un'altra mi tocchi storia. Garibaldi, l'eroe dei mondi. Viene pagato con i soldi degli inglesi e praticamente batte la ritirata prima ancora che, cioè, mentre stavano quasi per vincere, lui suona la ritirata e si sono dovuti ritirare. Ci sono i racconti dei soldati borbonici nei loro diari dove raccontano che piangevano, dicevano: ma perché se stavamo vincendo ci ha fatto ritirare? E l'aneddoto a proposito di una cosa divertente è che l'assegno con cui è stato pagato. Lui pensava che fossero 14.000 ducati, invece quando apre l'assegno vede che erano 14 ducati e si è venduto per 14 ducati e praticamente gli viene un colpo e muore di infarto. Quindi questo è un aneddoto, Ma storia vera. questo generale è un po' un cialtrone comunque, cioè il problema alla Generale fine, Landi. a questo punto però la responsabilità è chi ha messo al comando di quelle truppe uno che si vende per 14 ducati. Ma lui non lo sapeva, lui pensava che fossero Beh, 14.000 un genio ducati. Garibaldi però, eh. Quindi lo hanno fregato, quindi a lui gli è venuto anche il colpo. Vabbè, siamo diciamo quasi in chiusura della trasmissione, Eliana. Sì. Tre punti che, diciamo, facciamo finta che Allora, la ZES. diventi presidente della regione. Le prime tre cose che fai. Allora, prima cosa l'alta corte, in modo tale che possiamo aprire un contenzioso, ripristinare l'alta corte in modo tale che possiamo riaprire un contenzioso con lo Stato italiano, più contenziosi con lo Stato italiano, per recuperare quello che è nostro e ci viene sottratto in maniera incostituzionale. Seconda cosa, l'Agenzia delle Entrate, in modo tale che quello che noi riusciamo a recuperare ovviamente rimanga qui, perché senza l'Agenzia delle Entrate non Un'agenzia possiamo entrata fare. siciliana. Sì. E poi ovviamente dare immediatamente attuazione allo statuto e costituzione in zona economica speciale, che è quello che è il In tutto cuore il del nostro territorio programma, siciliano. in tutto il territorio siciliano, isole Quindi una comprese, fiscalità di quindi vantaggio per fiscalità tutti. di Attrarre vantaggio, quindi investimenti. territorializzazione delle imposte, IVA al 10%, e possiamo farlo, noi lo diciamo come li prendiamo i soldi. I contenziosi ci servono proprio a quello, no? A recuperare intanto quello che è nostro. E poi tutto il resto è ovviamente una boccata di ossigeno per tutta l'economia, per l'occupazione e anche per in qualche modo togliere l'acqua allo stagno dove la mafia in qualche modo sguazza, perché in un paese ricco e non bisognoso, che sta bene, La dove c'è mafia non ha lavoro, la spazio. mafia ovviamente non ha spazio. Allora, io la ringrazio, il tempo che ci ha Grazie. dedicato. In bocca al lupo, Lunga vita al lupo. lunga vita al lupo. Immagino questa risposta meravigliosa, perfetta anche tutela dell'ambiente e della natura. Assolutamente sì. E magari ci vediamo il 26 settembre a fatti conclusi, vediamo qual è il risultato che avrete ottenuto. Ragionevolmente, Volentieri. cosa pensa che
Allora, noi siamo con i piedi per terra, ovviamente siamo un piccolo partito, non ci conosce ancora nessuno, c'è stato poco tempo. L'obiettivo è superare la soglia di sbarramento. Abbiamo avuto poca visibilità, l'ANSA ha anche dimenticato, ha detto che i sono 5 candidati. Però. Sì, se l'è ricordato. Se l'è ricordato. Se l'è ricordato, però ha fatto anche qualche danno. A qualche danno è stato umani, fatto. Fanno errori. E per carità, però poi devono essere anche corretti in maniera. E poi, e quindi le difficoltà sono sicuramente tante, però è anche vero che il bacino, come dicevo anche prima, il bacino dal quale possiamo attingere noi è molto più ampio. Se avessimo tanta visibilità, noi siamo aperti anche ai miracoli, ma stiamo con i piedi per terra. Però è anche vero che ci rendiamo conto che queste tematiche sono sempre più sentite. E quindi siamo anche fiduciosi. Allora, un altro in bocca al lupo e ci vediamo il 26 settembre a Giochi Fatti per commentare i risultati elettorali. Volentieri, grazie. Io ringrazio Eliana Esposito che ci ha accompagnato in questo appuntamento molto piacevole, gradevole, con scambio di battute per raccontare la sua candidatura alla presidenza della Regione per lista Siciliani Liberi. E a chi ci ha seguito un caloroso ringraziamento e un appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci.